Avete appena finito il percorso, come vi è sembrato? Percorso interessante, soprattutto per il percorso cambiato rispetto agli altri anni, che ha permesso di poter scorgere dei piccoli scorci proprio di Petravairano che sono, diciamo, non visibili quotidianamente, quindi per me molto interessante, è stata veramente una bella esperienza. C'è stata qualche scena che vi ha colpito di più? Sì, personalmente la Natività era veramente ben rappresentata, anche diciamo, i personaggi che diciamo, animavano l'intera rappresentazione camminando tra le persone hanno reso il tutto ancora più suggestivo. A te? Stessa cosa. Bello. Da dove venite? Rocca Romana qui. Sì. Grazie. Arrivederci. Come è stato il percorso? C'è stato qualcosa che ha colpito di più? Il percorso è molto interessante, però abbastanza faticoso. E colpito particolarmente la parte delle prigioni dove all'interno c'era abbastanza. Erano arrabbiati veramente. Assolutamente, quella parte lì dove la zona di Erode e del consolato. Venite da? Capua. Come ti è sembrato questo presepe? Molto bello, dai, ci verrei di nuovo. Ti è piaciuto qualcosa in maniera particolare? No, tutto in generale è stato bello, il carcere è carino. Il carcere è quello che ha fatto più effetto. Da dove vieni? Angri, Salerno. Ah, e come hai saputo dell'esistenza di questo presepe? Tramite mia nonna. Ah, perché tua nonna è di... Sì. Lei non sì. Abita qua, è di Salerno. Non abita a Reggio Emilia. Io abito a Reggio Emilia. Quindi un altro viaggio tipo... Qua per le feste e allora lo sono portato con me. Perfetto, grazie. Grazie a voi. C'era... Lei ha appena finito il percorso di questo presepe vivente, che impressione ha avuto? Bello, solo la grotta non mi piaceva perché era troppo moderna, poi tutto il resto mi è piaciuto, la verità. Qual è la scena che le è piaciuto di più? Dove stavano gli erodi, quelli là tutti eleganti, quelli tre, eh? E qualche altra cosa, ma non preciso, non vi so dire. Lei da dove viene? Da Angri, provincia di Salerno. Grazie, grazie mille. Come le è sembrato questo presepe? Il borgo era meraviglioso, suggestivo, veramente bello. Qualcosa che l'ha colpito di più? Tutto, la scenografia, i costumi, sono stati veramente bravi e hanno valorizzato questo borgo che già era bellissimo. Voi da dove venite? Da Capua. Grazie. Lei c'è stata quasi sempre vicino lungo tutto il percorso. cos'è che le ha colpito in maniera... Le carceri è stata una cosa meravigliosa, proprio una cosa dal vivo, sembrava una cosa anche per i bambini. Sì, a me è piaciuto molto subito quando hanno frustato i prigionieri. E non ti sei spaventato? No. Perché io sentivo qualche bambino che piangeva. È stato bellissimo. Bellissimo. Sì. E la Natività? Pure bella anche. È stata bella. Voi da dove venite? Da Grazianissima. Qualcosa che non vi è piaciuto? Allora, diciamo che noi veniamo spesso a vederlo, no? E la Natività gli altri anni era stata molto più bella. Perché era forse il posto dove l'hanno fatta. Non ce l'aspettavamo che stava là. Mentre le altre volte era proprio a fine percorso, c'era la Natività e quindi si veniva là. Poi il fatto che gli altri anni comunque c'era un assaggino di qualcosa, quest'anno hanno detto che per colpa del ASL non è stato rilasciato questa cosa, però comunque è stato bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuta di meno è stata quella lì dove è caduta la neve. Perché si bagnava? No, perché puzzava. Tu cosa volevi dire? A me mi è piaciuto tanto la calcia perché frustavano, poi mi è piaciuto quando facevano così alla porta. Cioè, insomma, non va spaventato niente. No, però lui, che diceva lui? Tu ti sei spaventato un pochino. Sì, mi sei messa a piangere. Però quello è tutto finto, è vero, lo sai. Sì, lo sai che c'è sanguozzo. Grazie. Grazie a voi. Da dove viene? San Marco Evangelista. È la prima volta che è venuta qui al presepe? La prima volta che veniamo. E l'impressione che ha avuto? No, è stato molto ben organizzato e anzi, veramente i complimenti alle persone del popolo che hanno partecipato perché è davvero molto, molto bello. C'è stata una scena particolare che l'ha colpita? Era molto bello la zona dove si saliva all'interno del palazzo e poi c'era la sala con non so, i baroni, comunque delle persone ricche, quella era molto ben organizzata. Quindi ci ritornerà?
Sì, l'anno prossimo torneremo. Grazie. Buonasera, grazie a lei. Percorso terminato, faticoso sicuramente, soddisfatto? Moltissimo. C'è qualcosa che le è piaciuto un po' di più, qualche critica? No, critica nessuno, il posto molto suggestivo, bello proprio come posto, cioè già è un presepe reale, però complimenti, veramente molto bello. Lei viene da? Teverula, provincia di Caserta. Grazie. Prego.